Il 12 aprile 2016, Pino Ieraci, Celestino Napoli e Francesco Martino incontrano il vice sindaco di Siderno, Anna Romea, esprimendo la propria preoccupazione per quanto riguarda l'azienda Sica che si trova vicino alle loro case in zona Pantelizzi. Il giorno successivo incontrano il sindaco Pietro Fuda, che si dice molto più preoccupato per quanto riguarda l'azienda BP che è ormai chiusa da molti anni ed ha molti bidoni abbandonati. Nei giorni successivi iniziano a informare la popolazione. I primi giorni di settembre, Sesa Albanese recupera il materiale inerente alla fabbrica BP e il giorno 6 settembre, insieme a Mimmo Panetto e Francesco Martino, presentano la situazione della materiali ivi presenti. Il sindaco ascolta con preoccupazione la relazione ricevuta e immediatamente informa la regione Calabria. Nei giorni successivi, con un volantinaggio, si informa la popolazione e si convoca una riunione presso l'Imica per il 27 settembre. Questa sera siamo qua per cercare di allargare la base di questa, diciamo, questo comitato che è nato spontaneamente. Possiamo dire che non è mai morto, veramente. Non so se tutti conoscono gli antefatti, cioè questa è una storia che durerà l'anno 80. La storia. E tu era quando eravamo ragazzi. Esatto, mi ricordavo un quadrato. Si conteremo un quadrato. Allora, in pratica, sta fabbrica, questa BP, che sorge un giorno sul nostro territorio, per la prima volta è stata impiantata sulla circonvallazione. Praticamente dove ci sono i capannoni dietro il forno dei Raggi, là in quella zona, per la prima volta è stata inventata. Poi chiaramente era troppo. Ed è stata spostata lì in zona dove tuttora ci sono i ruderi. E mi ricordo che allora funziona da tanto, no? E ci hanno assicurato, pure la politica a Siderno, che avrebbero fatto un biscotto figli, che un biscotto l'ho preparato veramente. Vabbè. Comunque, questa fabbrica produceva sostanze per la medicina, per la farmacia, dovevano fare medicinali. Ed erano sostanze che emanavano odori tremendi, non si poteva vivere, gente ricoverata per bruciori agli occhi, bruciori alla gola, addirittura noi siamo, allora mi ricordo che abbiamo girato tutta Italia per trovare un chimico che ci desse una mano e non siamo riusciti ad avere risposte da nessuno, addirittura un certo Todeschi, che era nel Partito Radicale allora, ci ha consigliato di vedere altrove, dice, perché se interveniamo qualcuno di noi non lavorerà più in Italia e nel mondo in nessun posto, perché questa è una multinazionale, poi alla fine, eccetera. E abbiamo avuto risposte così, però non ufficiali, dall'Olanda. Perché così per caso io ho un cognato olandese che è un ambiente universitario, quindi abbiamo saputo che produceva problemi addirittura ai globuli rossi, tumori e queste storie. Comunque, questa fabbrica allora c'è stata una lotta proprio cruenta, con manifestazioni, mobilitazioni, c'è stata pure partecipazione, anche se non tanta quanto ci si aspetta, perché su problemi simili e su scelte simili, perché poi un discorso diventa pure di tipo politico, per un territorio tu o scegli una via o scegli un'altra,
Poi questi territori nostri non sono vocati per questo tipo di attività assolutamente. Comunque, tra varie vicissitudini, questa fabbrica ha avuto dei problemi, è esplosa una prima volta, poi è esplosa una seconda, poi è stata... Dimmi se tu ti ricordi meglio di me, perché... Se mi fai parlare... Puoi interverrare. No, vabbè. Alla fine, non è grazie all'intervento di qualcuno che sta in questa sala, alla forza più che all'intervento, non ha più aperto. E là dentro sono rimaste centinaia di tonnellate di residui, di liquidi, di bidoni pieni di queste sostanze. C'è stato un intervento negli anni 2000 della regione, dopo l'ultima esplosione, e ha bonificato una certa quantità, mi pare un 450 tonnellate, 480. Poi tutto è morto, non si è saputo niente, questa è sotto curatela fallimentare, quindi non si è saputo più niente. E nessuno sapeva di questa disgrazia. Poi, qualche mese fa, indagando, eccetera, tramite alcune situazioni che si sono create, abbiamo scoperto documentalmente che ci sono 900 tonnellate di rifiuti altamente tossici. Perché noi ci stiamo abituando a non impegnarci delle cose che interessano. Per esempio, dobbiamo riprendere con convinzione la necessità di indignarci per questo. È un argomento questo estremamente importante. Perché dobbiamo indignarci tutti assieme? Ci sono due o tre problemi in Italia dove sembra che c'è un muro di gomma di fronte. O si è in molti, o se no, se si parla in pochi, la gomma assorbe e non succederà nulla. E tra questi sono l'ambiente e i diritti dei lavoratori. Sono su questi argomenti lo Stato, il governo, le istituzioni, non si muovono se non c'è una documentazione generale. Noi dobbiamo creare una documentazione generale. Io voglio dire una cosa. Io da segretario del Partito Comunista Italiano di Siderno ho fatto venire a sedere con sentimenti di lui, ma il massimo delle esperienze ecologiche era il padre del professor Nebbia, che è il padre dell'ecologia italiana, il professor Rodotà, presidente della Camera, successivamente Piedura. La PP ha avuto un'attenzione nazionale quando c'era una mobilitazione generale dei cittadini. Il Presidente della Repubblica, Pertini, ebbe a dire un giorno saluto le donne, gli uomini, i cittadini di Siderno che stanno facendo una battaglia di civiltà. Queste sono cose che dobbiamo, come dire, ricordarle perché fanno parte con la storia importante. Brevemente dico che la BP è una, per chi non lo sapesse, è una fabbrica che è nata a Siderno, ha avuto un inizio di attività il 25/10/79 e seguendo delle fasi alterne, più fortunate, meno fortunate, eccetera, ha lavorato fino al 5 novembre 1994. Data in cui è scoppiato un reattore interno e quindi è stata sottoposta a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria con un blocco di 2 anni di attività. Entro quei 2 anni si sarebbe dovuto bonificare, si sarebbe dovuto fare tutti i lavori necessari per consentire alla BP eventualmente di riprendere l'attività.
Ciò non è avvenuto per quale motivo? Perché nel frattempo c'erano evidentemente delle situazioni debitorie della società e nel 96 è stata presentata la prima istanza di fallimento nei confronti della BP e nel 99 con la sentenza 29 del 99 è stato dichiarato il fallimento della BP. Quindi in sostanza l'attività della società si è fermata in un primo momento per lo scoppio del reattore e poi evidentemente è stato dichiarato il fallimento e quindi non ha potuto continuare la sua attività. In seguito si è attivato il commissario per l'emergenza e ha, sempre nella persona di Gualtieri, l'ingegnere Gualtieri, e ha anche avviato una gara per la bonifica. Questa gara per la bonifica dell'area è stata vinta dalla società Real Service, Pronto Intervento Ecologia S.p.A. per l'importo di 550.000 euro. Sono andati, hanno proceduto a questa bonifica, ma una volta entrati sul sito si sono accorti che c'era molto di più da bonificare, che quei 550.000 euro potevano bastare soltanto per bonificare una parte di tutto il sito e quindi hanno bonificato quella parte, hanno comunicato che però appunto c'era da fare altro. E al tempo stesso il commissario per l'emergenza si è insinuato al passivo della BP per ottenere il rimborso di questi 550.000 euro spesi per la bonifica, che perché secondo loro questa bonifica era a carico della proprietà. Ho fatto una delibera in consiglio comunale ed è la prima volta che ciò accade. Abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo disposto l'assoluto divieto di impiantare fabbriche chimiche nel territorio di Siderno. Il 3 febbraio del 2017, tutto il consiglio comunale di Siderno, io conosco questo documento perché c'ha la mia mano. Certo. Perché mi è stato detto, posso dire che Giuseppe Perisano lo può confermare, mi ha chiesto, siccome lui è avvocato e io sono mister Rassano, mi ha chiesto una mano per presentare il famoso emendamento, diciamo emendamento Perisano Martino, chiamiamolo così, per quanto riguarda l'abolizione di fabbriche chimiche a Siderno. E cosa abbiamo scritto? Ma l'hanno approvato tutti all'unanimità su pressione, è scritto questo punto, velocemente, poi chiudiamo. Sul territorio comunale è vietato l'insediamento o l'ubicazione di nuove fabbriche, depositi, impianti e laboratori chimici, farmaceutici e biologici che usano, producono, scaricano e o emettono nell'acqua, in superficie, nel sottosuolo o in atmosfera sostanze riconosciute o che le ricerche scientifiche dichiarano fortemente irritanti, corrosive o d'origine nocive, tossiche, cancerogene, teratogene, mutagene, ecotossiche, radioattive, esplosive, dannose o è pericolose per la vita e l'ambiente. Vuoi sapere dove ho messo tutti questi, quasi tutte queste voci? Sì. Dal studio che ha fatto la ditta all'interno della BP. E queste erano le sostanze, scusa, che ho aggiunto io, che erano tutte le sostanze che forse ancora ci sono. Allora, questo... Personale,
e con la tua presenza sappiamo di essere meno soli e meno deboli.